superata da Heinz, uno dei veterani della squadra, 36 anni, la formazione piuttosto in là con gli anni, la Danimarca, mentre osserviamo in possesso di palla, Conker, attenzione, c'è Pippo Inzaghi, porta vuota, sì, gol subito in vantaggio con l'opportunista Pippo Inzaghi, l'Italia è meglio di così, non poteva cominciare dopo nemmeno un minuto di gioco. C'è stato un regalo da parte di Gronkier, il giocatore tanto atteso, giovane, inesperto, ha voluto passare la palla a Schmeichel, si era accorto Inzaghi, si era già mosso in anticipo e davanti a un grande portiere come Schmeichel è stato freddissimo come suo costume. Ecco che rivediamo, ecco, guardate l'errore di Gronkier e Inzaghi che ha intuito tutto, si presenta solo davanti a Schmeichel, Schmeichel non esce. Buona la finta. Buonissimo, e poi a porta vuota, abbastanza in diagonale, rapido ad insaccare. Bellissimo il gol di Inzaghi, guardate come dribbla sul tempo, ruba il tempo all'avversario, al portiere, e di destro con l'interno realizza. Non era facilissimo da realizzare perché c'è. Di Nesta, non recuperiamo un pallone, batte Hög dalla distanza, non va via Chiesa ed è Henriksen che viene in avanti, nuova traversione, Molnar, palo! E poi gol inevitabile, direi, gol inevitabile, Molnar, il nuovo entrato, ha propiziato con il suo colpo di testa il palo e poi c'è stato il gol probabilmente di Sand, vediamo la ripetizione. Sì, credo sia stato gol di Sand, veramente incredibile questa azione da parte della Danimarca, però abbiamo permesso agli avversari di giocare come hanno voluto, hanno recuperato la palla immediatamente, ecco, vediamo il cross e Molnar entra in anticipo, questa volta su Cannavaro e sulla respinta, siamo due contro gol di Sand, però determinante soprattutto il recupero da parte del numero 3 Henriksen, il recupero del pallone e poi il cross, la palla l'avevamo noi e potevamo essere pericolosi contro il piede, stiamo soffrendo, attenzione che non c'era. Però stiamo soffrendo, permettiamo troppo, vediamo, ecco l'intervento di Elve, si era spostato. Totti, 1-2, Totti tunnel, grandissimo, Totti in area, ancora, grandissima azione da parte di Totti che dà a Conte la possibilità di segnare, strepitosa azione di Totti sulla sinistra. E i due nuovi entrati ci riportano in vantaggio, eccezionale Totti. Direi una giocata da cineteca, tunnel. Straordinario, finta, tunnel. Guarda, avete visto, ha alzato la testa, dribbla ancora e poi cross teso sul secondo palo, facile la rete da parte dell'Italia. Guardate che palla che mette Totti veramente, ma la cosa più bella l'aveva fatta prima, quando ancora prima, è stata un'azione troppo bella, troppo difficile da fare, solo un po' fuori classe vero come Totti, che è un momento magico adesso, poteva effettuare.